Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio farvi vedere una cosa davvero eccezionale che mi è arrivata, ovvero il make-up di Belen for Diego Dalla Palma. E devo dire che il packaging è davvero favoloso. Il packaging è questo qui, ovviamente la scatola è rosa cifra, veramente davvero elegante, dove c'è scritto Belen Rodriguez e come potete notare c'è anche la sua firma. La firma di Belen. Vediamo come è fatta appunto all'interno. All'interno della box troviamo due palette, una per occhi e un'altra per il viso. Poi troviamo questo che è un rossetto. Poi c'è una matita a labbra e la matita invece è Casial. Allora, la palette di ombretti è questa qui. Sono sei colori, tra cui due opachi, che sono questi qui, e quattro shimmer. Quindi molto luminosi. Mentre la palette per il viso è questo qui. Abbiamo il blush, la terra e un illuminante. E andiamo a rappresentare il tutto. Inizialmente vado ad utilizzare una matita per occhi come base ombretto, la matita Casual, che è fatta così ed è il numero. Mettere in questo modo andiamo a prendere un pennellino a punta, e andiamo a sfumare verso l'esterno. E ovviamente nella parte infracigliare. Andiamo a portare un po' nella piega dell'occhio, in questo modo, così da scaricare anche un po' di colore. Andiamo a fare quest'altro lato. Ovviamente una volta fatto la base con la matita Casual, è come se fosse tipo primer che va a dare un effetto più duraturo all'ombretto, andiamo a prelevare con il pennellino il colore opaco, giusto un pochino perché sono colori davvero tanto evidenti. Ragazzi, è tanto pigmentato, eh. Tantissimo pigmentato. Ovviamente mi piacciono i colori molto naturali, non mi piace l'effetto strong. Una volta fatto questo, con il pennello lingua di gatto, oppure possiamo farlo con le dita, andiamo a prelevare invece un colore shimmer. Anzi, proviamo questo qui più chiaro.
sfida. Andiamo a mettere sulla palpebra mobile. Wow. Una volta applicato, andiamo a picchiettarlo anche con il pennello. Lo portiamo verso l'esterno, congiungendo diciamo, i due colori. Sembra che non ci sia, ma c'è. Quest'altra parte voglio provare quello lì un po' più scuro che questo sotto. Vediamo come viene. Per andare comunque a sfumare il meglio, diciamo, questa parte qui, andiamo invece a prelevare un colore chiaro che è questo beige, però ovviamente con un altro pennellino a lingua di gatto, però più piccolino, che va comunque a concentrarsi in questa parte qui. Porto anche verso interna, così andiamo a farlo anche di qua. E andiamo a sfumare tutto l'interno. Andiamo a riportare un po' il colore qui e l'andiamo a persino a prelevare un pizzico. Ora ci concentriamo nella parte interna, lo facciamo luminoso. Ovviamente usiamo sempre un colore chiaro. Questo è un colore chiaro, ovviamente. Però per intensificare comunque questa parte, ovviamente fra le ciglia e nell'esterno, che in realtà si vede, prendiamo nuovamente la matita Kajal. Andiamo a metterlo all'interno dell'occhio. Soprattutto perché gli occhietti un po' più larghi, più grandi, tende comunque a rimpicciolire gli occhi. E andiamo a mettere anche in questa parte qui. Che dà un effetto più voluminoso per le ciglia. Effetto pieno. Allora, potete lasciarlo così come effetto eyeliner, però per chi non piace questo effetto può andarlo anche a sfumare. E lo andate a sfumare. Questo è il pennellino. Sostituire. Obliquo.
qua. Non so perché con questa luce non si vede la parte più luminosa. Diciamo che sono bellissimi questi colori, davvero molto naturali. Poi ovviamente andiamo a provare anche altre cose, ovvero la matita. Proviamo con la matita Labbra. A me piace metterla molto più doppia perché già ho le labbra molto piccoline. Quindi la faccio doppia. Mi direte, non hai messo un fondo? No, non ho messo nessun fondo perché ho voluto provare soltanto i prodotti di Diego della Palma. Andiamo a mettere il rossetto. Il rossetto è questo qui. Come profumo, ovviamente. Molto cremoso e lucido. Così andiamo a fare la base senza fondo e voglio provare il blush. Andiamo verso l'alto così. Molto bello. Ora invece voglio provare invece la terra, quella al centro, e lo vado a mettere in questa posizione qua, dare un effetto più caldo. Qui. Darò un effetto contouring, quindi più così, molto leggero anche i lati del naso. Voglio prelevare invece l'illuminante. Wow. Sì, non so poco forse. Tutta la zona T e l'arco di Cupido. Con un pennellino sempre delle labbra, dato che è marrone, per completare comunque il make-up di Diego Dalla Palma, cosa da non fare, però lo faremo lo stesso. Per le sopracciglia vado a riempirle un pochino. Poi vado a prendere il pennellino, lo vado a sfumare un po'. Oppure un'alternativa, il pennellino che
che utilizziamo solitamente per l'eyeliner, quello molto più grande, prelevo un po' di ombretto e lo vado a mettere qui. Così andate a dare anche una forma verso l'esterno. Ragazzi, ho messo anche il mascara sul lato, proprio per farvi notare la differenza del mascara e non. Ovviamente l'occhio sembra ancora più truccato, quindi molto più bello. E senza mascara non si può, soprattutto per chi come me ha le ciglia molto chiare, che addirittura sembrano di non averle. E ovviamente l'occhio è più riempito, con l'effetto totale è sempre più bello. Andiamo a metterlo dall'altra parte. Ovviamente sto utilizzando il mascara di Dior Show, che direi così, Iconic Over Curl. Ovviamente quello in curvante. Per dare un effetto riempito, attendete un pochino e ci fate una doppia passata. Oppure se avete uno scovolino molto più vecchio, ovviamente con meno prodotto, andate a pettinarli in modo tale da riuscire a dare un effetto diverso. Wow, i miei occhi alla luce sono molto verdi. Ma vi faccio vedere quest'altro lato che avevo già messo, si è asciugato. Andiamo a fare una doppia passata. Mi sembra effetto ciglia finte. Wow, ho cambiato l'occhio. Stupendo, vero? Ecco qua. È già diverso. Quando truccate gli occhi sembra già chissà cosa. Che cambiamento. Sono felice veramente di questi prodotti, di averli ricevuti. Grazie a Diego Dalla Palma. E di avermi dato comunque modo di provare questi prodotti che ovviamente adoro. Adoro anche il packaging perché è stato creato con un rosa spettacolare, un rosa cipria, ed è bellissimo. Cioè, io non volevo nemmeno provarli proprio per non utilizzarla, tenerla così intatta, però ho voluto provarli insieme a voi e devo dire che i colori sono davvero pigmentati, davvero strepitosi. Voglio vedere soltanto la durata, ovviamente del make-up, ma sicuramente dureranno tantissimo per come sono pigmentati, per come la qualità del prodotto dureranno sicuramente. Poi con la fase, come vi ho spiegato, con la matita sotto l'ombretto oppure un primer, posso, se non utilizzate la matita e utilizzate l'ombretto, è davvero spettacolare. E alla fine, per chi utilizza uno spray fissante, deve andare qualche serata o deve uscire, è spettacolare. E sono colori davvero strepitosi. Ovviamente non dimenticate di farmi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo make-up creato da Diego Dalla Palma, firmato da Belen, e cosa ne pensate del packaging. Io sono davvero rimasta contenta e senza parole, soprattutto non me l'aspettavo di questo bel regalo. E ovviamente vi invito qui sotto a lasciare un like, ad iscrivervi al canale e ovviamente se volete altri video così del make-up che mi trucco con voi, fatemelo sapere sempre qui sotto nei commenti. E noi ci vedremo sicuramente in un prossimo video. Un bacione.